Pesaro 2024 si prepara ad essere giovedì 14 marzo capitale del dibattito su turismo culturale e su turismo globale. Un evento organizzato da Will Tux che rientra all'interno del ricco programma della Capitale Italiana della Cultura. Grande attenzione del dibattito sarà data al tema del lavoro legato al mondo del turismo. La cultura è un elemento che è trainante del settore del turismo, abbiamo voluto cogliere questa opportunità per trasmettere il nostro messaggio eh, naturalmente dal nostro punto di vista, che è quello sindacale, e quindi eh, con un'attenzione ai lavoratori e alle lavoratrici di questo settore per provare eh, come dire, a stare dentro questo dibattito che è sicuramente molto vivace e che si sta svolgendo in questi mesi a Pesaro. Ci saranno due tavole rotonde perché abbiamo pensato di svolgere due focus distinti, uno più prettamente territoriale, quindi con un'attenzione al turismo pesarese e, e della regione Marche e un secondo focus invece più prettamente nazionale al quale parteciperà anche il segretario generale della Wiltux Paolo Andriani insieme ad altri ospiti eh, che eh, diciamo, ci aiutano appunto a contestualizzare il turismo eh, delle Marche in un'ottica più nazionale. Il 14 marzo a partire dalle ore 10 a Palazzo Gradari. È aperto assolutamente a tutti eh, quindi vi aspettiamo. Il turismo secondo noi è, dovrebbe essere se non l'industria principale tra le industrie principali perché appunto l'Italia è una bellezza meravigliosa, come dice Ligabue, è una bellezza senza navigatore e quindi andrebbe, andrebbe affrontato questo problema seriamente proprio per fare in modo che i giovani, soprattutto i giovani, siano attratti da questo eh, lavoro, però eh, ci sono grosse difficoltà perché come detto i contratti non solo non si rinnovano, non vengono rispettati e anche se destabilizzati a livello marchigiano c'è un aumento del 40% della forza lavoro, poi i nostri uffici vertenze si intasano nei, nei, nei periodi di bassa stagione perché ovviamente i contratti non vengono rispettati, quindi i giorni di riposo saltati, e buste paga gonfiate con TFR tredicesima-quattordicesima, e e contratti fatti a 20 ore, e ma la, lavorate il doppio in, in, in alcuni casi un po' in nero e un po' in regola, quindi è, è un sistema che, che va assolutamente monitorato, seguito, noi lo facciamo, però poi ecco eh, l'asse portante deve essere sempre il contratto che però se non viene rinnovato poi le difficoltà sono conseguenti e poi siamo solo capaci, non noi ovviamente, di dire che i giovani non hanno voglia di lavorare. È un momento importante da questo punto di vista, non solo perché è un confronto che terrà insieme le parti datoriali con le parti sindacali legate al, legate al turismo, ma anche perché permetterà di fare una riflessione all'avvio della stagione estiva ma anche all'avvio di un anno importante come quello della capitale della cultura di cosa voglia dire oggi fare cultura del lavoro e del lavoro di qualità, del lavoro ben pagato, del lavoro retribuito in un momento in cui è sempre più complesso in questo settore turistico, alberghiero e turistico in generale e trovare eh, disponibilità di lavoro anche in una complessità di alternanza delle stagioni tra stagioni estive e stagioni invernali che diciamo, sta eh, mettendo in crisi anche quello che era un un sistema consolidato, quindi è un appuntamento importante a cui guardiamo con molto interesse, parteciperemo con molto interesse e ringraziamo naturalmente Wiltux per averlo pensato a Pesaro.